Ciao ragazzi, come state? Spero che vada tutto bene. Benvenuti in questo nuovo video dove vi spiegherò in questa giornata nebbiosa e fredda di dicembre una magia per stupire i vostri amici e parenti a Natale. Questa qui secondo me è una di quelle magie perfette da fare tipo al pranzo di Natale, quando c'è tutta la famiglia seduta al tavolo e vi dicono dai facci vedere qualcosa, pranzo finito, voi sbadabam li stupite con questo miracolo. In realtà il gioco in sé è un classico, ovvero Card to Impossible Location, quindi il ritrovamento di una carta in un posto, in un luogo impossibile. Potete già immaginare a tema natalizio dove verrà ritrovata, però ci ho aggiunto una piccola chicca che è quella del fiocchetto, adesso ve lo mostro. Per la magia di oggi ho bisogno di un mazzo di carte e di uno spettatore, che ora non ho, quindi mi arrangio da solo. Semplicemente ci faremo fermare mentre scorriamo le carte, così il nostro amico se ne ricorderà una, in questo caso il 4 di cuori. La lasciamo nel centro. Quello che devo fare è molto semplice, basta schioccare le dita e con il mio schiocco una carta, non una caso la sua carta, scomparirà completamente dal mazzo. Infatti se andiamo a vedere non c'è nessun 4 di cuori. Ancora niente, ancora niente. Qua c'è quello di quadri, ma del 4 di cuori neanche l'ombra. Non so se siete stati attenti, ma fin dall'inizio qui sul tavolo c'è un pacco. C'era un pacco regalo, visto che siamo in atmosfera natalizia, questo è un regalo per te che stai guardando il video e per te che hai scelto la carta. Manca ancora una cosa su questo pacco, non so se siete attenti, ovvero il fiocco che ho tenuto qui in tasca. Semplicemente basta passare questo fiocco slegato sopra il pacco e guardate cosa succede. Compare il fiocco perfettamente annodato e all'interno di questo pacco, se lo andiamo ad aprire, sarete sorpresi, come me, nel sapere che c'è una scatola. E all'interno di questa scatola si trova una carta che è esattamente il tuo 4 di cuori. Buon Natale! Spiegazione, allora avete davanti a voi tutto il materiale che ci servirà per eseguire questa magia. Dobbiamo spaventarci? La risposta è sì. Questa almeno è la versione base, poi come al solito spiego versione base, versione esperti e per quelli un pochettino più avanti potete evitare alcuni di questi oggetti, ma non tutti. Ma partiamo da una panoramica generale. Premessa, per fare questo gioco con 3-4 euro ve la cavate, anche se vedete tutta questa roba. Prima cosa, un pezzo di carta regalo, ne ho già tagliato un pezzo quadrato, ce l'avete in casa sicuramente, chiedete a vostra madre, vedrete che la troverà. Poi delle forbici che sicuramente avete. Scotch che sicuramente avete, una scatoletta, qualcuno magari ce l'ha in casa, se non ce l'avete andate, io l'ho presa dai cinesi sotto casa, l'ho pagata 90 centesimi, quindi una scatoletta piccola di queste dimensioni, l'importante è che ci entri una carta piegata, quindi qua ci entra, perfetto, va benissimo, quindi un euro questa, un euro la carta regalo, un euro un sacchettino di fiocchettini, questi qua vanno benissimo, io l'ho scelto rosso, abbinato ovviamente al fiocco che avete qua, che è quello che si usa per fare i fiocchettini dei pacchi regalo, quindi avete bisogno di uno già fatto, e quindi un sacchettino di questi, e poi uno sfuso, la matassa, ok? Un mazzo di carte, che spero che abbiate tutti quanti, con un duplicato, che in questo caso è il 4 di cuori, che io ho inserito all'interno della scatoletta. Se avete l'Aurora potete usare il Re di cuori, perché c'è già un duplicato all'interno, altrimenti dovete avere due mazzi uguali, prendere una carta da uno dei due mazzi, 4 di cuori mettiamo, lo piegate in 4 e lo mettete dentro la scatoletta, e poi prendete l'altro mazzo di carte con il 4 di cuori normale, e vi serve anche questo gimmick che ora vi insegnerò a fare per forzare appunto il 4 di cuori, ok? Ultimo ma non meno importante, mi ero dimenticato dello scappavia. In realtà non avete per forza bisogno di uno scappavia per sigarette come questo, ma di un qualsiasi filo elastico, ok? Potete usare quello dello ski pass quando andate a sciare, non so se avete presente, se no anche un filo delle vostre calze, per dire, va benissimo. L'importante è che all'estremità ci annodiate questo fiocchettino per carta regalo. Il mio fortunatamente ha una spilla da balia, quindi io cosa faccio? Vado qua a metà del fiocco e infilo l'ago, voilà, così sta all'interno e non rischio di perderlo. Potete annodarlo, è la stessa identica cosa, boom, e lo chiudete, voilà, e siete pronti per cominciare. In realtà l'unica cosa da costruire è questo gimmick per forzare il 4 di cuori, perché il resto è tutto già fatto. Lo scotch e le forbici le lasciate da parte, la carta la piegate in 4, la mettete dentro la scatola e per ora la lasciate da parte. La carta regalo vi servirà per wrappare questo, ora vi mostro. Poi il fiocchetto lo lasciate da parte e lo scappavia con legato il nastro lo lasciate da parte, perché è già tutto bello
che è pronto. Procediamo alla costruzione di questo gimmick per forzatura. Come si fa? È molto semplice. In questo caso, vabbè, io ho scelto la carta da forzare, il 4 di cuori. Per voi sarà la stessa che avete messo piegata qua dentro. Mettiamo caso il 3 di cuori questa volta. E poi prendete un'altra carta a caso, una carta indifferente. Userò il 7 di fiori, che andrà tagliata. Come? Basta che tagliate un paio di millimetri da uno dei due bordi. È facilissimo. Voilà. Il gimmick è già quasi pronto, è così facile veramente. Ora basta che mettete, allineate le due carte. Come vedete da davanti non si vede che si tratta di due carte, no? Però avete un bordino qua, ok? Ora cosa dovete fare? O con lo scotch o con della colla andate a fissare le due carte. In questo caso userò dello scotch perché è abbastanza più comodo. Voilà, e andate a metterlo qua in fondo. Così, io ne metto due pezzi per essere proprio sicuro al 100%. Voilà, e due. E andiamo a mettere anche il secondo pezzettino, così, ok? La cosa migliore in realtà sarebbe usare della colla. Io qui ho usato il Vinavil, l'ho lasciato una notte sotto un libro così che si asciugasse. Potete usare la colla stick, rubber cement, quello che volete, colla riposizionabile, anche il biadesivo è molto utile. L'unica cosa scomoda dello scotch normale è che poi avete questo residuo di scotch qua fuori, ma col biadesivo per esempio non avete nessun residuo perché lo mettete all'interno e non si vede niente, ok? Quello che avete in sostanza è una carta che si apre a libro. In questo caso forzerete il 3 di cuori, dopo lo facciamo con questo e forziamo il 4. Se lo mettete all'interno del mazzo non si nota assolutamente nulla, tranne da questo lato che si vede una piccola fessura perché appunto c'è una carta corta. Gli spettatori ovviamente non noteranno niente. Quando vi fate dire stop sentirete proprio il clack, perché avete una carta corta che vi fa fermare automaticamente perché c'è più spazio, ok? E quindi andate a forzare il 3 di cuori. Se noi andiamo a togliere il nostro gimmick con il 3 e mettiamo quello con il 4, è la stessa cosa e boom. Forziamo il 4, lasciamo andare. Ci basterà girare il mazzo in questo modo e andare ad aprirlo per far sì che il 4 sparisca, perché tanto è incollato qui dietro al 7. E la cosa bella è che quando uno spettatore prende in mano le carte e inizia a sfogliarle, guarda solamente questo indice, non vedrà mai la fessura qui sotto. E quindi è proprio questa la figata, perché va, non vede il 4, possiamo lasciargli in mano le carte normalissimamente e il 4 è sparito. Lasciamo da parte le carte e passiamo all'incartamento della scatoletta. Carta piegata all'interno, 4 di cuori ovviamente, chiudete. Ora non vi faccio vedere come si incarta un pacco, penso che siate capaci da soli, quindi velocizzerò questa parte. Voilà, l'ho fatto un po' grossolanamente, tanto non ci serve un pacco perfetto sostanzialmente, però l'avete incartato. E quello che andate a fare durante la performance è nascondere questo fiocchettino dietro il pacco. Lo appoggiate in questo modo, ok? Però girato verso appunto la persona a cui fate il gioco, così è nascosto e non si vede. Lo lasciate qui da parte. Quando andate ad alzare, ovviamente da dietro cosa succede? Andate a prendere con il pollice il fiocchetto, per spostarlo prendete insieme il fiocchetto e il pacco. Ora manca solo lo scappavia, che entra in gioco in questo modo. Lo inserite all'interno della manica, ok? E poi io adesso per comodità lo metto dietro la schiena, così. Così ho di qua la parte che tengo bloccata tra lo schienale della sedia e la mia schiena, appunto. E qua ho il fiocchetto con l'elastico tirato, ok? Lo metto qui in tasca, appoggiato alla tasca. Sostanzialmente quello che accadrà per la sparizione di questo e l'apparizione di questo sarà: tiro fuori il fiocchetto, tenendo ovviamente nascosto tutta questa parte, mostrando solo il fiocco. Prendo la scatoletta con il fiocco già fatto, così, mi avvicino. La mano sinistra farà solo questo, lascia andare. Così il fiocchetto viene tirato dall'elastico e andrà qua dietro, ok? Ora l'ho fatto piano, se lo tirate e lasciate andare il fiocchetto parte e va qua, dietro la sedia. Contemporaneamente con la mano destra fate questa azione, con il pollice portate sopra questo fiocchetto. Quindi in velocità, tutto quanto insieme, sarà hop, boom, lascio e compare questo fiocchetto. A questo punto il fiocchetto ovviamente è morbido, quindi va in giro. Basta che ci mettete un dito sopra e potete scartare il vostro pacco con all'interno il vostro 4 di cuori. Voilà!
Passiamo alla versione esperta. L'unica cosa che cambia è tutto uguale, identico. Quindi scappa via rimane uguale, pacco rimane uguale, tutto uguale. L'unica cosa è che non usate un duplicato, ma usate una carta scelta a caso e la fate firmare. Quindi carta scelta e firmata all'interno del pacco. Come fare? È molto semplice, vado un po' più veloce perché spero che capiate quello che dico senza dover andare troppo lento. Insomma, essendo esperti dovete capire un po' più, ok? Al posto che mettere all'interno un 4 di cuori, mettete all'interno della scatola una carta qualsiasi, ci mettete della colla sul retro o dello scotch, ora ve lo faccio vedere con dello scotch perché mi è più comodo che aspettare che si asciughi la colla. Uso quello normale, ma potete usare il biadesivo, quello che volete, l'importante è che la carta rimanga attaccata al fondo della scatola, ok? Uso quello normale, arrotolato, boom, e incolliamo la carta al fondo, ok? Perfetto, andiamo a chiudere, stessa cosa, impacchettiamo, ora non la rimpacchetto perché non ho voglia, però sostanzialmente avete capito il concetto, ve l'ho fatto vedere prima. L'unica cosa che cambierà sarà che non forzerete la carta, ma ne farete scegliere una liberamente dallo spettatore. Per esempio mettiamo l'otto di fiori, gliela fate firmare, quindi carta unica al mondo, gliela fate mettere in mezzo e la controllate in cima con il vostro metodo preferito, quello che volete, l'importante è che la carta sia sopra. Una volta che è sopra, andate ad eseguire semplicemente un Mercury Card Fold. Per chi sa cos'è, bene. Per chi non lo sa, sostanzialmente andate a piegare in quattro la prima carta del mazzo, in questo modo. Indice contatta la parte alta della carta, la tira indietro, da questa parte, ok? La tira indietro così. Quando arriva al pollice, il pollice qua dietro fa clac e si piega a metà. Ora, utilizzando il pollice della mano destra, piegate la carta intorno al pollice, quindi boom, e la piegate ancora a metà. Usate il mazzo per schiacciare e ora avete creato una carta, cioè la carta scelta firmata, piegata perfettamente in quattro, che tenete sempre nascosta sotto il mazzo. Una volta che la carta è piegata, lasciate il mazzo un attimo da parte, fate la stessa cosa, quindi apparizione del fiocchetto, andate a scartare, lasciate il pacco qua in bella vista, riprendete le carte e cosa fate? Impalmate la vostra carta piegata, depositate tutto il mazzo, quindi ora siete in questa posizione con la carta scelta firmata impalmata, aprite la scatola e quando è il momento di andare a tirare fuori questa carta, non tirate fuori questa, ma andate a fare uno scambio. Quindi dovete fare due azioni contemporaneamente, la mano destra fa questo, rovescia la scatola, la mano sinistra fa questo, si gira da palmo in basso a palmo in alto. Così sembrerà che la carta piegata sia uscita dalla scatola, quando in realtà è quella che avevate impalmata, quindi boom, la carta esce. La scatola, mi raccomando, non rigiratela perché altrimenti si vede, quindi lasciate la testa in giù. Se volete potete fare questo, ritappatela e lasciate da parte, e la carta all'interno firmata è l'otto di fiori. Comunque, questo era tutto per il video di oggi, spero che questa magia vi sia piaciuta e che la userete, nonostante sia un pochettino difficile mettere insieme tutti quanti i pezzi, però è molto magica, soprattutto l'apparizione del fiocco se fatta bene. Quindi mi raccomando, divertitevi e fatela vedere ai vostri amici e ai vostri parenti durante i pranzi o le cene di Natale. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, distruggete quel tasto dell'iscrizione, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Troppate un gigantesco like e commentate qui sotto se vorreste vedere un altro tutorial per una magia da fare a Capodanno. Ah, dimenticavo, se avete qualsiasi domanda, consiglio da chiedermi su questo gioco, cose varie, vi lascio qui il mio nome utente su Instagram, quindi seguitemi, mandatemi un messaggio e cercherò di rispondervi. Ricordatevi sempre, scusatemi se non l'ho detto nello scorso video, di sognare in grande ma di agire sempre più in grande. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao.